siamo ancora vivi e abbiamo ancora due partite, noi ce la giocheremo fino alla morte come abbiamo fatto oggi, fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, poi tireremo le somme. Giuseppe Cassisa, complimenti per una vittoria fortemente voluta e meritata per una squadra che è in grande condizione, che corre e pressa sempre. Alla fine abbiamo sofferto, ma solamente per non essere riusciti a segnare il 2-0 e per le grandi prodezze di Fiorillo. Esatto, noi abbiamo interpretato la partita aggredendola subito, giocando con intensità, con grande velocità, giocando da Trapani, come sappiamo fare noi. E il risultato di 1-0 alla fine del primo tempo già andava stretto, perché Fiorillo ha fatto un paio di interventi, uno miracoloso su Buongiorno, poi abbiamo avuto altre occasioni, un'altra clamorosa con Dalmonte per almeno per andare sul 2-0 il primo tempo, che avrebbe sicuramente creato i presupposti per giocare con una maggiore, come posso dire, capacità di gestione la ripresa. Invece siamo rimasti sempre sull'1-0, la partita sta sempre aperta, abbiamo dovuto soffrire molto, ma la sofferenza comunque tempera il carattere, abbiamo speso tutto quello che avevamo da spendere, ma questo non è un problema, perché la squadra sa benissimo che per vincere le partite deve andare sempre il doppio degli avversari, e questo l'abbiamo fatto, quindi sono contento di questo, della prestazione. Quando poi si vince il portiere della squadra avversaria migliore in campo, vuol dire che comunque i meriti ci sono tutti. Federico Tarantino, più volte il Trapani ha sfiorato il raddoppio, ma è stato anche capace di non subire il contraccolpo nella seconda parte dell'incontro. È soddisfatto della prova difensiva della squadra? Sì, ma io sono soddisfatto della squadra nella prova in generale, non parlo di difesa o di attacco, perché la squadra è una e basta, deve saper far bene la fase di non possesso o la fase di possesso, quindi la squadra ha giocato con grande equilibrio, con grande attenzione, ha meritato la vittoria e soprattutto ha giocato da Trapani, cioè ritmo alto, velocità di esecuzione, abbiamo stordito i nostri avversari nel primo tempo con un ritmo sinceramente che di questi tempi si fa fatica a riscontrare. Noi lo facciamo, siamo contenti di questo. E a proposito di energia, chiede Nicola Conforti, energia ce ne sarà ancora per le prossime due? Certo che ce ne sarà di energia. Noi, mi sembra essere un po' ripetitivo quando parlo, mancano due partite, ormai sono due partite nel giro di 4-5 giorni, siamo qui, mi sembra che lo stiamo dimostrando da 12 partite a questa parte, e se su 12 partite ne perdi una sola abbiamo una marcia da playoff delle ultime 12 partite, quindi mi sembra che la squadra sia più che mai viva. Poi quello che succede non lo so, le partite le giocheremo alla morte sicuramente. E sempre Nicola Conforti dice, adesso il Trapani potrà ambire solo ai play-out e ce la giochiamo fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. E ma poi magari, dice, più magari forti sarebbe, di chi ci sarebbe, vuole morti. Sarebbe un risultato straordinario poterci giocare la salvezza ai play-out, vuol dire che comunque abbiamo comunque compiuto una rimonta incredibile. Ho un'ultima domanda di un collega di Pescara, Costantini di TV6, che le chiede che impressione l'ha fatto il Pescara e se è deluso dal Pescara. Io guardo la mia squadra, non è che posso pensare troppo agli avversari. Il Pescara è una squadra che ha qualità, ha un ottimo palleggio, però se la metti sul piano del ritmo, dell'intensità, della velocità come abbiamo fatto noi, sicuramente soffre questo tipo di partite. Noi l'abbiamo fatto giocando come sappiamo far noi, in velocità di esecuzione, in aggressione e sempre spingendo sull'acceleratore. È chiaro che non solo il Pescara, ci soffrono un po' tutte le squadre quando giochiamo così. Ultima domanda proprio sempre di Conforti, oggi grande centrocampo, grande contenimento ma soprattutto difesa rocciosa, e chiede Conforti a Perugia che partita sarà? Porca miseria, Conforti è micidiale, non si fa in tempo a finire una partita che già lui pensa alla prossima. Adesso sinceramente dobbiamo ancora finire questa partita, stacchiamo questa, domani penseremo a Perugia. E poi ne parlerò nella conferenza stampa e preparazione della partita a Perugia, se no anticipo. A parte che non ci ho ancora pensato, poi anticiperei dei temi che in questo momento sono fuori luogo e fuori tempo. Perfetto, mister, grazie. Grazie a voi.